Padre Ludovico all'età di 37 anni si fece un daguerrotipo, è un tipo di fotografia nel quale sono impresse sia il negativo che il positivo. Un caro saluto a tutti i cittadini di Casoria e soprattutto a coloro che hanno ideato, pensato questa opera della murales di San Ludovico da Casoria. Questo illustre cittadino, questo grande santo che ancora oggi lascia un messaggio per tutti quanti noi. Vorrei partire da una citazione del beato Bartolo Longo, fondatore delle opere di Pompei, che definisce San Ludovico il francescano il San Francesco, meglio, del XIX secolo. E in questo murales padre Ludovico è raffigurato da francescano. Egli è stato un vero figlio di San Francesco perché ha vissuto la carità come virtù, la carità come segno e testimonianza del Vangelo. Vi riconosceranno da come vi amerete, aveva detto Gesù. E San Ludovico ha vissuto proprio questo, l'amore. L'augurio per la città di Casoria è che imitando San Ludovico possa vivere nell'amore, perché alla fine della vita saremo solo giudicati sull'amore, e che l'amore sia veramente il premio eterno per noi come lo è stato per padre Ludovico da Casoria. Oggi inauguriamo il murales più grande dedicato alla figura di San Ludovico da Casoria. Grazie al lavoro svolto da questa amministrazione guidata dall'avvocato Raffaele Bene e dal settore cultura da me diretto, abbiamo voluto inaugurare oggi questi due murales, uno su via Nuova Padre Ludovico e questo, come vedete dalle immagini, qui presso la sede del comune di Casoria. Un San Ludovico, possiamo dire, emerge tutta la bellezza di questo santo casoriano, un santo che si abbandona a Dio e che guarda il suo sguardo verso il comune, come a proteggere la città di Casoria, ma anche verso un ostensorio particolare. Infatti, come vedete, ci sono rappresentati i tre simboli delle congregazioni casoriane, degli istituti religiosi: di Santa Giulia Salzano, della Santa Cristina Brando e della Beata Luigia Velotti. Quindi abbiamo voluto queste figure particolari proprio per permettere a tutti i santi casoriani di essere rappresentati. Possiamo dire anche che San Ludovico è stato il maestro di tutti gli altri santi, l'amico dei poveri e il padre degli accattoncelli. Quindi siamo felici ed orgogliosi di inaugurare oggi questo bellissimo murales ad opera di un'artista internazionale, Letizia Mandragora.